Cari telespettatori, care telespettatrici, benvenuti ad una nuova puntata di Una mela al giorno. Siamo alla nostra seconda edizione, che ha avuto più successo della prima, sta avendo successo, perché stiamo conoscendo un range molto più ampio di dottori, stiamo trattando molti argomenti nuovi e oggi abbiamo appunto, conosciamo un altro professionista, il dottore Macri, Claudio Macri, Sì. otorino-laringoiatra. Che già penso che il primo anno di studio lo fanno su come si pronuncia questa È parola, difficile, è lunga. è lunga e particolare. Ricordatevi sempre che lo studio del greco è importante non solo per conoscere tante parole nuove, ma anche e soprattutto quello dei medici. Otorino-laringoiatra, quindi un percorso di studio che porta a una specializzazione di strumenti del nostro corpo che tante volte sono collegati, ma noi ci dimentichiamo che Sì. poi sono collegati tra Sì. loro. Un giovanissimo medico che oggi conosceremo sia da un punto di vista personale che poi della sua specializzazione e che fa parte di questo team di dottori che ci stanno aiutando a comprendere come è soprattutto importante riuscire a mantenersi bene in salute prima ancora di ammalarsi. Poi quando c'è la malattia si affronta, però è bene anche sapere quali sono i comportamenti corretti. Dottore Macri, prima ancora di chiederle qualsiasi cosa, per una persona che vuole stare in salute e a livello di testa, Orecchio naso gola. orecchio, naso, gola, secondo lei qual è il comportamento più importante? Ad esempio, le dico questa piccola cosa. Con il mio bimbo che ha 1 anno e mezzo, la cosa più importante che mi hanno detto è che è importante lasciargli sempre il nasino libero, perché anche in questo modo si Giusto, comportano è bene tutto il vero. resto delle cose. Ma come può essere collegato il naso alle orecchie e soprattutto alla gola? Allora, cominciando ad esempio a parlare dei bambini, perlomeno fino a che non raggiungono l'età di 3-4 anni, epoca durante la quale cominciano ad avere anche la capacità, ad esempio, di soffiare il naso, che sembra una banalità, bisogna assisterli molto con i lavaggetti nasali, che tutte le mamme sanno sicuramente di cosa parlo. Perché il ristagno delle secrezioni mucose rappresenta un problema sia a livello nasale, ma poi, essendo il naso, diciamo, l'elemento centrale nel distretto cefalico, inevitabilmente ci possono essere problemi anche sull'orecchio. Quindi sicuramente l'igiene. Stesso discorso igiene vale anche per l'orecchio, ad esempio, ma questo poi è l'orecchio specificatamente anche per gli adulti. È tipica l'usanza di tanti di utilizzare il cotton fioc. Noi otorini siamo nemici giurati di chiunque usi i cotton fioc perché, soprattutto nella stagione estiva, non è un caso, sono la causa principale delle otiti. Uno è portato per un discorso di igiene sicuramente a pulire l'orecchio, si creano dei graffi, complice anche l'acqua del mare che è salina, quindi la pelle si disidrata parecchio, si lacera e da lì un'infezione molto facile. Qual è invece il comportamento corretto? Allora, il comportamento corretto sarebbe per quanto riguarda il naso nei bambini semplicemente lavaggetti nasali ed eventualmente non più di una volta a settimana l'utilizzo di soluzioni oleose, ce ne sono diverse in commercio che vanno più che bene, quindi semplicemente spruzzate dentro l'orecchio. Stesso discorso per gli adulti, con una specifica, l'adulto dovrebbe concentrarsi sulla pulizia dell'orecchio solo nel caso in cui si rende conto che produce parecchio cerume, perché altrimenti il meccanismo stesso di produzione e detersione dell'orecchio dal cerume è un meccanismo naturale. Quindi, se si forma il tappo, ad esempio, è perché c'è qualcosa che non va bene, allora lì bisogna assistere, altrimenti natura vuole che un po' di cerume ci sia sempre, perché è una barriera protettiva. E invece quella terrore, soprattutto nei bambini, attenzione, guarda, l'orecchio sporco. Io infatti ho il terrore È vero. infatti non uso mai il cotton fioc né su di me né nel bambino, quindi assolutamente. E poi naturalmente penso che l'otorino sia più coinvolto dalle persone nei primissimi anni di vita e poi più anziane, quando poi si fanno avanti invece i Sì, problemi magari di. problemi dell'udito, ad esempio. Non è un caso che spesso capita, più delle volte devo dire la verità, accompagnato dai familiari che si sono stufati di dover alzare la voce, di sentire la televisione a volume alto, o ad esempio, sempre nel discorso dei familiari, magari il marito o la moglie che la notte respirano in maniera rumorosa, diciamo così, e quindi sono, diciamo, delle condizioni queste che spesso portano il paziente dall'otorino. Poi c'è tutto lo spettro delle patologie acute che sicuramente anche il medico di famiglia che
fa un po' da filtro, in molti casi le tratta personalmente, ma in tanti altri, siccome sono anche, diciamo, degli aspetti un po' delicati, preferisce rivolgersi da subito allo specialista. Ah, E quindi. importante, oppure c'è anche quella di una diagnosi immediata, come diceva lei, dei parenti che capiscono che tra mia nonna e mia zia, quando c'è stata una conversazione, si è andata a prendere il pane, no, 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 non ho visto nessun cane, allora ho capito, sì, allora è arrivato il È arrivata momento l'ora, è vero. di portarle a farsi una visitina, per comprare. A volte ci sono anche dei problemi legati comunque al catarro, quindi in Sì, inverno infatti c'è le... tutto il discorso anche del catarro tubarico, perché comunque in definitiva l'orecchio è ventilato solo per mezzo del naso, perché esternamente c'è il timpano che fa da barriera. Quindi tutto ciò che interessa il naso a buon diritto riguarda le orecchie e riguarda anche la laringe, perché ad esempio il mal di gola frequente nei mesi invernali molto spesso è tipico di chi respira male col naso, o E quindi perlomeno usa di più la soprattutto bocca, quindi usa la la bocca, che non è secca. un meccanismo, che non è diciamo strutturata per filtrare e riscaldare l'aria, cosa che invece alle vie aeree serve. È un compito questo che dovrebbe svolgere il naso. E l'attività aerobica, quindi andare a correre, fare attività sportiva aiuta Sì, molto. questo può essere utile, ovviamente, ma già, da subito la persona interessata si rende conto di avere qualche difficoltà. Quindi, ad esempio, questa è una situazione per la quale mi capita di vedere tanti giovani che dicono che mettendosi a fare un po' di attività sportiva hanno un po' di difficoltà a respirare. Quindi, da lì poi, ad esempio, si scaturisce un percorso diagnostico e si arriva a patologie comuni, non lo so, una deviazione del Quello è molto setto. diffusa. Un'ipertrofia dei Infatti, turbinati. se i telespettatori sono interessati a questi argomenti, adesso noi li stiamo così toccando velocemente, giusto per capire qual è il raggio d'azione di un otorinolaringoiatra, e avete delle domande, potete anche porle, perché nelle prossime puntate, noi con il dottore Macri andremo a vedere poi specificamente tanti di questi argomenti che stiamo trattando, arrivando fino ad approfondire le questioni. Quindi, se avete domande, per favore fatele, perché così noi sappiamo anche che cosa chiedere al dottore. Questo in questa prima fase in cui conosciamo il dottore Macri immediatamente, poi piano piano arriveremo anche a coinvolgere direttamente in trasmissione delle persone che hanno dei problemi, di modo che io come giornalista posso o ricevere le domande attraverso le nostre pagine Facebook e sul nostro sito internet. Però posso anche immaginare quali possono essere i problemi, ma secondo me è proprio la persona che soffre di una determinata patologia che le fa le domande più specifiche, come ad Giusto, esempio vero. che sono legate alla quotidianità, anche al vivere quel determinato problema. Quindi mi raccomando, prenotatevi se volete venire in trasmissione oppure fate delle domande, perché il dottore Macri è qui a disposizione proprio per riuscire a farci comprendere quali comportamenti dobbiamo avere, quali assolutamente non dobbiamo avere, già qualche indicazione ce l'ha data, e soprattutto come affrontare poi, come riconoscere determinati problemi appena si presentano. Io invece vorrei conoscere lei direttamente, dottore, oggi, quindi invece, lei è molto giovane, Sì. come è arrivato qui nella nostra zona? Lei è della nostra zona, ma Sì. so che si è formato fuori, e soprattutto qual è l'approccio, cioè come si sceglie di diventare un otorino? Allora, io diciamo che fin da piccolo ho sempre avuto una passione per la medicina, soprattutto per l'ambito chirurgico della medicina. È capitato che per questioni inerenti alla salute di mio padre, sia entrato in contatto con un otorino che ancora oltretutto esercita e che diciamo mi ha preso, non lo so, non dico sotto la sua ala, però mi ha aperto un mondo, nonostante io ancora fossi, diciamo, studiavo al liceo, mi sembra. Ah, quindi giovanissimo, quindi Sì. prima ancora di decidere di diventare medico. Niente di particolare ovviamente, però ho cominciato a vedere l'otorino da un punto di vista che fino ad allora non avevo considerato. Mi è piaciuta, mi è nato un qualcosa dentro di me che mi ha portato a dire sarebbe questo quello che vorrei fare da grande, perché c'è sempre la fase in cui uno Certo. dice da grande cosa vuoi fare. E niente, poi ho cominciato, diciamo, con gli studi a Roma. Mi sono laureato alla Sapienza, mi sono specializzato alla Sapienza. Durante il percorso, diciamo, di specializzazione sono stato un po' anche all'estero, principalmente in Spagna e in Francia per sempre un discorso di professionalizzazione, quindi in ambito chirurgico,
dei Quindi in corsi, ospedale? sì, in ospedale e anche diciamo in strutture paraospedaliere, perché soprattutto in questi paesi c'è la possibilità di fare molta più pratica, è una pecca purtroppo questa dell'università italiana. E poi alla fine comunque ho deciso di rientrare perché il territorio, vabbè, la Calabria mi è sempre piaciuta. Sono sempre riuscito a coniugare la vita privata con la vita professionale e soprattutto ho avuto modo di vedere che fuori dalla Calabria ci sono un sacco di calabresi che si spostano per motivi di salute e nel mio piccolo, insomma, ancora sono in corsa, quindi non lo so se ci arriverò alla fine. Però l'idea era di poter essere, diciamo, utile al mio territorio, magari, diciamo, impedendo anche a tante persone di doversi spostare per problemi di salute, insomma, la solita emigrazione tipica purtroppo delle nostre zone. Sì, infatti, e spesso però bisogna anche fare in modo che chi studia, si specializza e opera bene in un determinato settore possa dare veramente al proprio territorio, quindi essere messo Contributo. anche nelle condizioni di poter lavorare Sì. bene, quindi questo è anche importante. E ci sono anche tanti argomenti che comunque dobbiamo trattare, dottore, insieme a lei, comprese anche quegli argomenti così terribili come sono ad esempio dei casi che portano poi alla sordità, soprattutto nei bambini. Quindi come affrontare, come riconoscerli, quali sono i centri che ci possono aiutare, come riuscire ad evitare un percorso di autismo in bambini che poi se non sentono, soprattutto sono in quella fase di età Ci in cui devono sono imparare a parlare, vengono bloccati degli completamente anche. importanti segni premonitori. A questo riguardo, ad esempio, è un piano, diciamo, d'azione nazionale, però ancora in Calabria non è partito. Ci sono degli screening uditivi, il nome tecnico è quello delle autoemissioni acustiche, che di norma per legge dovrebbero essere compiuti su tutti i nuovi nati, quindi durante la fase del ricovero alla nascita. In Calabria purtroppo questo non avviene. Si stanno attivando, c'è stato qualche mese addietro, ho partecipato pure a un congresso a Catanzaro, anche con esponenti diciamo di rilievo nazionale per quanto riguarda la torinolaringoiatria, e dovrebbe nel 2017 cominciare a muoversi qualcosa. Però da questo punto di vista, soprattutto nell'infante, il discorso uditivo è fondamentale. Quindi la madre o il padre che notano che è 1 anno e mezzo, 2 anni, massimo entro 3 anni il bambino non parla, perché quella è la cosa più importante che porta a pensare che ci possa essere un problema uditivo, è il caso di rivolgersi all'otorino. E questi casi invece sono successi, almeno che conosco io, casi di febbre molto alte che hanno portato Sì, poi. queste poi sono, diciamo, le cose, perché bisogna fare una grossa distinzione tra le forme acquisite e le forme congenite. Le forme congenite non ha una sintomatologia particolare, tranne il fatto che il bambino non ha mai sviluppato un linguaggio adeguato. Le forme acquisite sì, possono essere infettive, quindi per lo più batteriche, e quindi ledere, una capacità uditiva che però fino a quel momento era normale, quindi lì l'effetto di notare la condizione è molto più rapido da parte dei genitori, perché si rendono conto che quello che il bambino faceva fino a poco tempo prima, poi di colpo. Quando si è fuori pericolo in termini di età? Allora, diciamo che lo sviluppo del linguaggio sicuramente è dirimente, quindi 3 anni è il limite di solito che ci si dà. Se entro i 3 anni non c'è uno sviluppo adeguato del linguaggio, allora bisogna mettersi in moto, a meno che già da piccoli non si siano fatti. Ci sono tanti nati, diciamo, anche fuori dalla Calabria, seppure risiedono in Calabria, che magari le hanno fatte. Non è un'indagine questa dirimente al 100%, però permette quantomeno Da di fare una grossa indicazioni, scrematura. infatti questo è importante. Per poi parlare invece ci avvicineremo anche ai discorsi, come dicevamo prima, dell'altro capo della vita, quando anche cioè, la qualità della vita migliora o peggiora a seconda delle difficoltà uditive, poi questa difficoltà di molte persone di non riuscire ad avere un buon rapporto con gli apparecchi Sì, molto acustici che sono poi fondamentali. spesso sì. Io ricordo di un signore a cui fischiava Lì l'apparecchio con un dito, sistemava non so che cosa, era pure è diventato un discorso che ormai un... va affrontato dal punto di vista della prevenzione, da un certo punto di vista. Partiamo dal presupposto che c'è una non mai... Praticamente non viene accettato il fatto di dover portare una protesi acustica come magari si accettano gli occhiali. Quindi
C'è da dire però che ricorrere tardi alla protesi porta per l'appunto a questo tipo di problemi, cioè uno sente rumori e non capisce il significato delle parole. Questo perché c'è un limite oltre il quale, perdendo, diciamo, la capacità cerebrale nella comprensione verbale, la protesizzazione diventa quasi nulla. Perché Perché si sentono troppe cose tutte insieme alle quali non si era più no? abituato perché era attutito il Perché rumore. il cervello, diciamo, negli anni si disabitua al significato di certe parole. E quindi anche mandandole con una protesi, ad esempio, a volume adeguato, il cervello ormai ha perso quella plasticità cerebrale necessaria È per. definitivo oppure si può anche recuperare? A quel punto diciamo che possiamo essere anche sul non recupero, Quindi è fondamentalmente. importante appunto Sì, agire per agire per tempo. tempo, perché se la protesizzazione è fatta per tempo, oggigiorno ci sono dispositivi tali che permettono di ridurre al minimo l'impatto estetico, sicuramente, e di avere il massimo del beneficio possibile. Dopodiché, ad un certo punto, lei si specializza, ritorna qui, comincia a lavorare, incontra questo dottor Reale, che è il capo di questo team di medici che stanno facendo appunto riferimento a una mela al giorno per darci queste indicazioni importanti. E c'è questo nuovo approccio. Noi abbiamo parlato tante volte con il dottore Reale dell'approccio tra il medico e il paziente. Ecco, come è nata questa affinità elettiva, come chiamo sempre io con il dottore Reale, come vi siete conosciuti e soprattutto cosa ha preso in termini proprio di dialogo con il paziente? Allora, mi sono conosciuto tramite il lavoro fondamentalmente, quindi pazienti che erano venuti da me. E ho notato, ancora prima di conoscerlo, una grossa affinità sul modo anche di intendere il rapporto medico-paziente. Fermo restando che comunque penso sempre che ci sia una sorta di chiamiamola separazione, però forse non è il termine esatto, tra il medico e il paziente, perché comunque il paziente che si rivolge al medico, è una persona che in quel momento sicuramente avrà delle sofferenze. Quindi, cercare di sviluppare al massimo anche il concetto dell'umanità interpersonale, credo io sia un qualcosa di estremamente utile anche ai fini della terapia, a prescindere poi dal dover Certo. fare farmaci o quello che sia, perché molto spesso le persone mi rendo conto che hanno bisogno anche un po' di confidarsi in quelle che sono le problematiche, anche specificatamente più delle volte a quello che può essere il mio ambito, ma gradiscono molto, credo, è qualcosa che io mi sforzo di fare. Sapere che dall'altra parte c'è una persona che ascolta e che quindi magari può dare da semplici consigli sulla quotidianità a diciamo la sicurezza di essere presente, insomma, di sapere che si intraprende un cammino e che quel cammino teoricamente lo si dovrebbe percorrere insieme. Noi stiamo parlando spesso di quello che è necessario per il paziente quando si rivolge al medico, però anche il medico, dice sempre il dottore Reale che si devono incontrare a mezza strada paziente e medico, faccio il 50%, l'altro 50% fallo tu, è anche il paziente che deve porre le giuste domande al dottore e soprattutto spiegare esattamente Sì. quello che ha. Quanto è importante soprattutto per un otorino? Molto, molto importante perché il colloquio anamnestico, come suggerisce anche il collega, fa gran parte del lavoro, perché il ragionamento clinico, parte sempre da un'ipotesi diagnostica e il non avere le corrette informazioni durante il colloquio anamnestico è facile che porti fuori strada. È vero che comunque molto spesso anche il medico deve porre domande il più specifiche possibile, di modo tale da stringere anche il campo d'azione di una possibile risposta. Però effettivamente il paziente deve sapere, diciamo, cosa deve dire e soprattutto essere il più esplicito possibile, cioè il dolore all'orecchio va bene. Però poi l'epoca di insorgenza, la durata è costante, non è costante, intermittente, va e viene. Sono tutti aspetti, piccoli tasselli di un puzzle che alla fine fanno gran parte del lavoro. Infatti a volte è anche difficile perché noi pazienti pensiamo che qualche cosa sia trascurabile come informazione
In realtà, a volte capita anche che non riusciamo a descrivere bene ad esempio, io vengo da lei, dico un fischio all'orecchio e mi dica che tonalità ha, è un do, è un la. È difficile, sì. Cioè, ecco, è difficile riuscire a spiegarlo, quindi è molto importante questo dialogo che poi arriva anche dall'empatia con il medico. Giusto. Quindi bisogna lavorare anche molto su questo. E quindi avete cominciato a lavorare anche con il dottor Sì. Reale a questo discorso di dialogo, che poi potrebbe essere anche una disciplina tra il medico e il filosofico, però che è necessaria. Bene, dottore, noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite, Piacere mio. per averla conosciuta più che altro. Naturalmente, ripeto ai nostri telespettatori, lei è anche disponibile per le prossime puntate a rispondere alle loro Sì, domande oppure senz'altro. incontrare direttamente qualche paziente. Un'ultima domanda, una curiosità. Secondo lei, le persone che hanno il cosiddetto orecchio per la musica, e al di là di quello che è il bernoccolo, diciamo, una persona nasce con questa propensione, però anche tecnicamente è possibile che ci sia qualcosa che l'orecchio, nel suo dialogo con il cervello, riesce a far avere in più alla persona che ha la particolarità di riuscire a conoscere bene, ad esempio, le note o Allora, simili? anatomicamente, per quello che ci è dato sapere, non ci sono differenze. C'è però da sottolineare che l'unico modo per eventualmente mettere in chiaro delle differenze sarebbe studiare l'orecchio in questione dal vivo, ma penso che nessuno si farebbe toccare un orecchio che ha oltretutto la capacità di poter essere, diciamo così, specifico nell'individuazione di una nota, di una tonalità o che altro. Però anatomicamente, insomma, penso, mio personale opinione, questa la sottolineo, sia una qualità data, diciamo, da un punto di vista naturale, quindi. E là, accidenti, perché io non ho nessuna propensione naturale neanche per la musica. Speravo fosse qualcosa di biologico, ma non c'è niente da fare, è la natura che ti crea con il cosiddetto bernoccolo, con la passione per qualche cosa e anche la capacità di esprimersi, ad esempio, attraverso la musica in questo caso. Il dottore avrà pensato: ma che razza di domanda mi sta No, facendo? È una cosa che assolutamente. È una invece curiosità. mi è sempre incuriosita. Quindi adesso ogni dottore farà una domanda specifica ci manca un oculista per vedere se effettivamente la mano della persona che sa fare i quadri è legata direttamente tra cervello e occhio, ma mi sa che riceverò la stessa risposta. Quindi, dottore, l'aspettiamo per la prossima Senz'altro, con piacere. puntata e vediamo di riuscire a risolvere qualche piccolo problemino dei nostri Va telespettatori. bene. A presto allora. Arrivederci.